E buon pomeriggio, cari amici, e benvenuti da Adri di Giù. Indovinate cosa apriamo oggi? Ci risiamo, ebbene sì, ci risiamo. Terzo unboxing, acquisti più regali da Timu o Temu, come vi piace meglio dirlo. E sì, insomma, ho voluto fare questo non c'è due senza tre, praticamente. Installando attraverso mio invito naturalmente, installando l'applicazione sul telefono di mamma. Ho detto: ma sì, a questo punto, visto che era libero da incombenze del genere, il telefono di mamma era bello pulito, mettiamoci anche a lei una bella applicazione Temu. Ma sì, sicché quindi ho avuto la possibilità di andare a recuperare queste gocce così copiose, che poi diceva 500, invece poi me ne ha date 300, non si sa perché. Io divulgo queste mie informazioni perché così voi possiate farne tesoro a vostra volta. E quindi niente, quindi poi mi ha dato queste 300 gocce, però ho potuto beneficiare dell'acquisto di questa volta, non so perché, ecco perché io poi sostengo che l'applicazione faccia un po' come meglio gli piace, perché ho potuto usufruire dell'acquisto di 5 stavolta articoli, 5 articoli di cui 3 regalati da loro e 2 a pagamento. Perciò alla modica somma di 5 euro e qualcosina, se riesco vi metto lo screenshot o il piccolo video, insomma, dell'acquisto, insomma, come vi faccio vedere. E alla fine io mi sono aggiudicata un qualcosa che costava tipo 26 euro circa, e altre 3, quindi questa cosa qui, altre 4 cosine, di cui 3 gratis, e quindi tra cui questa 25 e alcuni a pagamento. Per cui insomma 5 euro, tutta sta santa roba. Bene, detto ciò, unboxing. Allora, vi mostro subito il pezzo forte, diciamo. Pezzo forte, adesso metto un attimo di sotto. Allora, io a quel punto là, gratis, ho ricevuto, scegliendola, questa bella tastiera che mi piaceva tanto, perché questa è per i gaming, ma a me non mi interessa il gioco da PC, io lo faccio sulle piccole console, sul Nintendo, cioè. E quindi quando mi va voglia di giocare c'ho quello là. Invece sul PC mi è piaciuto proprio il discorso di questa bella tastiera molto variopinta. Vediamo. Allora, figo. Allora, raga, questo gratis. Io mi sa che sono le uniche cose che sono riuscito a prendere gratis. Questo è la stampantina termica. Perché col Farmland, oh, zero. Io vi dico che secondo me il Farmland pure là vuole, cioè fa come crede. Io sono 2 volte che ci provo, poi vi lascerò il mio link per scambiare aiuti di acqua lì sul Farmland. Anche questa storia ve la racconto perché, tant'è vero, sulla mia applicazione, insomma, ogni volta per andare a finire un piccolo campo di erba, mi ci fa impiegare un sacco di tempo. Io sono ancora a 3 euro, cioè da debellare 3 euro ancora. Invece, quando l'ho fatto il giochino sul telefono di mamma, sono già a 0,10 centesimi lì. Sono già a 0,10 centesimi, cioè il primo giorno di cui che ho fatto il gioco. No, guardate, secondo me c'è qualcosa che, secondo me, se vogliono loro ti fanno vincere, se no altrimenti anziché no, c'è qualcosa che là che stai tu a scambiare 800 persone, se le riesci a trovare. E insomma, guardate qua, carina, carina, carina. Questa poi portava 60 euro slash 25 e io gratis, non a me, a chiunque fa ovviamente, il primo acquisto, ma carina. Vedete che bel rumorino che fa quando si tastano. Wow, mo la rompo. Allora, che figa che sarà. Io vorrei tanto mettere un attimo una spina giusto per vedere, perché qui c'è l'attacco USB. Ma sì, la vado a prendere, perché no? Proviamo. Allora, guardate, se non vado a fulminare nulla,
Ho preso lo spinotto del cellulare. Proviamo? Ma sì. Allora, suspense. Vado a srotolare anche perché la presa di corrente ce l'ho qua. Dai, ma che carino che sei. Io ve la consiglio se fate questa storia qua. Oh, che figa. Che bello, dai, tutta illuminescente, mi piace, vado a cambiarla, dopo il video vado a cambiare subito questa, metto al computer, tolgo quella nera che ho, che è proprio dark, invece questa è dark colored, vedete? Figa, mi piace. Mi piace questo suono qui, che ogni attastata, figa, mi piace, io sono felicissima così invece che andarmi a esaurire con quel gioiolo, cioè voglio finirlo, per carità, ormai è iniziato, però crea dipendenza, poi ti innervosisce perché non ce la fai, perché se vuole, che se ha deciso secondo me che deve far perdere, te fa perdere, e a sto punto, raga, io a sto punto, quando mi troverò a disposizione qualche parente che ha un telefono vergine chiamiamolo così, mi butto a capofitto, e allora tutto qua, alla fine, mi sa che faccio. Vabbè, vado avanti con le altre cosine. Dunque, che cos'è? Ah, sì. Questo è praticamente una torcia UV, che io ce n'avevo una più blanda di questa. Niente, ho voluto comprare pure quest'altra. Mi sa che questa l'ho pagata 2,50 euro, così. Così vado ad eliminare quell'altra un po' brutticella che ho. E questa qui è più, ovviamente con le pile, è logico. E quindi, vabbè, ma la conoscete molti questa qui. Soprattutto chi crea con la resina UV, non sto qui a dire. Allora, poi, quindi questo è il secondo. Poi c'è il terzo articolo. Ho scelto questi adesivi che mi sono farsi bellini, un po' olografici e anche plastificati, vedete? Così che si possono immergere seriamente nella resina. Questo effettino così, queste lune molto belline con farfalle, dai, se può fa, così guardate, nella resina devono fare un bel effetto. Quindi questo, dopodiché, vabbè, questo ci fa compagnia, tutto al più. Dopo di questo, altre due cosine. Ah, sì, mi serviva. Allora, questo appoggio per sciogliere la cera quando utilizza la cera lacca, i cerelli di cera lacca, e questa era una basetta che mi potesse, perché quando vado a sciogliere io mi mantengo così sulla fiamma e faccio sciogliere. Invece con questo, che cosa succede? Si mette il cerello là, dopodiché, ecco, c'è la candelina, e dopo tu ci appoggi questo finché insomma si scioglie, poi lo prendi e lo versi. Utile, mi serviva. E così, tema cera lacca, ho preso anche infine un kit di cerelli belli pastellosi, se non fluorescenti. Mi è piaciuto tanto, insomma, tutto questo 5 euro e qualcosina, cioè per me ne basta davvero la pena. Ecco qua, carinissimi. Sono a forma di orma di gatto. Che carino, ma che carino. Mi viene voglia di fare prima lo stampino di queste zampotte. Cosa che farò sicuramente. Che carina. Ne faccio un po' e poi dopo faccio lo stampo. Insomma, mi ritrovo con le formine per poter farle in resina. Bene, amici, io a questo punto anche oggi vi ho detto le mie considerazioni e le mie esperienze che di tanto in tanto vado a fare su questo sito, ma per quanto riguarda il Farmland, ahimè, sono sempre dello stesso avviso, ma c'è gente che ha sparato una in un gruppo, ho vinto 18 volte,
Cioè, questa ha messo proprio gli screenshot con tutte le vincite, cioè il massimo. Non mi sa che non fanno altro proprio dalla mattina alla sera che se non innaffiare le piantine del Farmland, perché ci vuole anche un po' di tempo, cioè, insomma, cioè, non è mica poco, eh. Bene, io sto facendo cascare parecchia roba qui, cioè, per salutarvi con la roba in esposizione, insomma. Comunque niente, sicuramente vi sarà stato utile anche questo video. Vi ringrazio per avermi sopportato anche oggi. Un grande abbraccio, un grande bacio. Ci vediamo al prossimo video. Ciao ciao.